Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è il video sui prodotti finiti. Ho messo tutto qui dentro, mi sono messa anche davanti alla finestra in maniera tale che avete bene, vedete bene magari tutti i prodotti e tutte le colorazioni, eccetera. In più mi sono anche levata gli occhiali, quindi praticamente in questo momento non ci vedo. Quindi abbiate pazienza se magari faccio delle smorfie con gli occhi, eccetera. Iniziamo subito a random perché il sacchetto è bello grosso, i prodotti sono tanti e non li ho messi in ordine. Allora, primo fra tutti, questo bagnoschiuma della Niar preso all'Eurospin. Questo qui è Carezze di Gardenia, idratante, è un 750, un 750 ml, costa pochissimo ed è più una questione di risparmio che il resto, nel senso prima viene il risparmio, poi comunque la profumazione è buona, mi è piaciuta, però maggiormente qui scatta il risparmio, quindi questo è il primo che ho terminato. Ne ho un altro da terminare che ce l'ho nella doccia, ma è quasi finito. Potevo anche mettervelo qui nei prodotti finiti, ma ve lo metterò nella prossima volta. Set della Garnier, questo qui, scusate al contrario, ho detto che ce vedo. Questo qui è per capelli ricci o mossi tendenti al crespo, questo qui all'avocado, shampoo e balsamo. Io cerco di utilizzare gli shampoo e i balsami della stessa linea contemporaneamente. Poi può anche darsi che succeda che non riesco, però contemporaneamente li preferisco utilizzare. Questi sono i miei preferiti, li compro e li ricompro in continuazione. Ci sono tantissime recensioni a riguardo di questi prodotti, quindi non sto qui a dilungarmi perché comunque sono mo prodotti molto molto buoni. A me soprattutto che ho i capelli secchi, lasciano invece il capello molto molto idratato. Poi butto questo che è il, non l'ho terminato, ce n'è ancora un pochino, è della Nivea, è lo struccante quello sotto la doccia, per il viso e gli occhi. Allora, a me questo prodotto all'inizio struccava benissimo, non pizzicava, non mi dava nessun problema. Passato un po' di tempo, dopo che non l'avevo più utilizzato per un po', quando l'ho arrivato ad utilizzare praticamente mi brucia tantissimo gli occhi. Una cosa esagerata, al che decido di buttarlo e di cestinarlo anche non avendolo finito. Secondo me sono 150 ml e secondo me se si usa sempre va bene, se si usa una volta ogni tanto non va bene. Poi diciamo una cosa, è vero, non è un brand che, a cui io stessa simpatizzo. Io l'avevo preso perché mi serviva uno struccante quando andavo in palestra. O quando comunque lavoravo e mi serviva uno struccante veloce senza dover portarmi dietro tutto quanto. Questo è ottimo, però c'è da dire che se siete amanti dell'inci, questo non va assolutamente bene, anzi, è pessimo. E rimuove efficacemente tutto. Il problema è che se appunto non state attenti, vi potrebbe anche bruciare gli occhi, e poi comunque è molto molto grasso. Quindi secondo me non è neanche adatto per le pelli grasse. Quindi non so se promuoverlo o bocciarlo, diciamo che lo lascio un po' lì nel limbo. Altro bagnoschiuma, questo qui mi è piaciuto tantissimo alla mora e muschio della Affinity Care, preso all'acqua e sapone tempo fa. Anche questo sono 750 ml di prodotto, anche qui era molto conveniente il prezzo. L'ho preso perché comunque noi siamo in quattro, quindi servono. A volte servono questi prodotti qui belli grossi per fare la doccia e quindi l'ho preso per questo e mi è piaciuto comunque, molto molto buono. Sempre per i capelli ho finito questo che è il trattamento, questo per capelli ricci della Sunsilk. Questo l'ho comprato, ricomprato, ricomprato, ricomprato nel vecchio packaging, nel nuovo packaging. Mi piace sempre e lo continuerò sempre comunque a comprare. Poi ho terminato questa qui che è una crema notte Natural Lift di Bottega Verde. Io avevo preso anche la crema giorno mi è finita, la crema notte comunque
faticavo a finirla perché io non sono costante, purtroppo me ne rendo conto, sto cercando di essere costante in quest'ultimo periodo, però non ero costante ai tempi, però mi è molto piaciuta, molto molto piaciuta. Questa qui è molto molto leggera, ha una texture leggera, si assorbe all'istante, non è pesante, poi ovviamente bisogna vedere quanto prodotto si usa. Io consiglio sempre, anche quando vendo i prodotti, consiglio sempre di anche quando vendo i prodotti, io consiglio sempre di utilizzare poco prodotto, perché poi comunque se se ne utilizza tanto è un po' come quando uno si trucca, se si mette subito tanto prodotto è difficile da levarlo poi. Se invece si mette poco prodotto è più facile poi magari andare ad aggiungere. Quindi anche qui mi è durata tanto, uguale anche la crema viso, mi era durata tanto perché ne utilizzavo veramente poco. Quindi io vi consiglio di utilizzare sempre poco prodotto e questa era una buona crema notte. Ho finito il deodorante, se lo metto a fuoco che non vedete una mazza, eccolo qua. Ho finito il deodorante, questo qui l'ho preso all'Eurospin 200 ml fior di magnolia, questo qui è alla rosa, ne ho presa un'altra confezione perché finora mi sto trovando benissimo, costa poco, è un flaconcione bello grosso che vi dura tanto, quindi va bene così. Poi io faccio fatica a trovare come si dice, un deodorante che non mi faccia puzzare. Forse ho cambiato qualcosa con l'alimentazione o altro, però mi rendo conto che quando sudo ho bisogno di qualcosa che non mi faccia puzzare. Questo è ottimo. Vado a buttare questa della Von Care, questa qui l'avevo presa secoli e secoli or sono, della Von Care, è una crema mani, questa qui ha la pappa reale, quindi al miele, è purtroppo in gel. Io non avevo letto bene la spiegazione del prodotto nel catalogo e purtroppo mi sono accorta troppo tardi che, vedete, è in gel. È un gel trasparente che al tatto fa veramente schifo. È appiccicosissima, vi lascia le mani veramente, cioè le mani invece di essere idratate e pulite sono zozze. Vi dovete andare a lavare le mani dopo aver utilizzato questa, quindi io non ve la consiglio assolutamente, assolutamente. Piuttosto vi consiglio le creme di Bottega Verde per le mani perché sono buonissime, ma queste di Avon, vi giuro, cioè fanno schifo, io non le comprerò, a parte che io ho chiuso con Avon, però cioè, veramente basta, quelle proprio no. Parlando appunto di una crema mani invece molto buona, questa qui della Ecos che avevo preso. Ecos Natura al guaranà che avevo preso quando sono stata in Brasile tempo fa, me l'hanno rimandata un'altra, i miei parenti dal Brasile, e come vedete l'ho praticamente finita. Era carinissimo il tubetto perché sembrava un tubetto della tempera e mi è piaciuto veramente tanto. Questa mi è piaciuta, molto molto buona, idratante, un profumo molto gradevole, non troppo forte, neanche troppo inesistente, e soprattutto si assorbiva al primo passaggio delle mani, lo facevate così, era già assorbita. Questa non vi si assorbe mai. Altro shampoo, questo qui, sempre per Ricci della Sunsilk, questo anche aveva il suo compagno, balsamo. Anche questo aveva il suo compagno balsamo, ma l'ho terminato prima, quindi non ce l'ho qui per farvelo vedere, però mi è piaciuto anche questo. Preferisco di più Garnier. Cioè, non è difficile da capire il perché Garnier i capelli rimangono decisamente più morbidi. Poi, cestino, queste strisce depilatorie, ce ne sono rimaste un pochino. Ero rimasta molto, molto, molto colpita positivamente da queste strisce per i baffetti. Purtroppo, mi si sono seccate.
Non so il perché mi si sono seccate e quindi non strappano più, non si scaldano più, non fanno più niente, le ho dovute buttare e poi ce n'erano rimaste un pochine, un bel po'. Quindi mi dispiace perché erano veramente buone, erano le uniche striscette che non mi facevano le bollicine sulle labbra. Quindi peccato perché quando trovo io un prodotto quello finisce sempre. Poi andiamo avanti. Allora, adesso mi sa che c'ho tutto make up. Sì, mi sa che c'ho tutto make up. Allora, iniziamo con ecco, un campioncino di crema esfoliante di Caudalie, questo qui, molto molto buono. Peccato che era un campioncino e che è durato poco, 3 ml, però buono, l'ho provato. Iniziamo con i prodotti di make up. Ho finito due fondotinta in polvere, tutti e due di Kiko. Questo nel vecchio packaging, vedete? Terminato, vabbè, c'è rimasto il contorno, ma non si prende più. Questo qui, che era nel vecchio packaging, il Soft Focus Compact. E poi questo qui, che era invece nel packaging, questo qui nuovo. C'era anche la spugnetta che non so più che fine ha fatto, anche questo praticamente terminato. Io non vado a scavare, a cosare, a sfregare, cioè vado troppo di corsa, non riesco a starci lì 3 ore, non mi veniva più sul prodotto e quindi ho lasciato perdere. Questa è la colorazione. Vi faccio vedere le colorazioni perché sono a mio parere due colorazioni differenti, perché una è più scura. Questa qui del foco, leggermente più scura, quest'altra invece era perfetta. Quindi ecco, ora ovviamente cambia la luce, grazie tempo. E niente, questi sono i due fondotinta che ho terminato. Altro fondotinta che cestino, perché ho cannato il colore purtroppo, perché ho preso quello col sottotono rosa, io non ho assolutamente il sottotono rosa, è questo qui della Maybelline, il 24 ore super stay in colorazione nude per tutti i tipi di pelle. Se non cannate la colorazione è un ottimo fondotinta. Purtroppo io ho cannato la colorazione e mischiato insieme ad altri, non mi dà comunque il mio colore, perché io ho altre colorazioni ma non riesco a far uscire il mio colore. Mi dispiace perché comunque mi era piaciuto molto. Ora vedrò se riandarlo a comprare oppure opterò per altri fondotinta che ho già adocchiato tra quelli che vendo, che mi piacciono tantissimo. C'è anche un fondotinta che è simile a quello che io uso sempre, che non mi ricordo mai come si chiama. Ok, è uguale a questo qui, praticamente uguale all'Infallible 24 ore. C'ho un fondotinta che vendo che voglio assolutamente provare perché è praticamente identico da come lo descrivono, quindi prima lo provo e poi vi faccio sapere. Poi correttori cestino, questi due correttori di Kiko, questi qui fatti in pot. Allora, uno lo cestino perché è finito ed è lo 05, quello che utilizzo sempre, e adesso mi sono buttata sul fondotinta liquido, sul correttore liquido. Ho trovato un correttore liquido che è il correttore della vita, quindi per ora c'ho quello, continuerò a comprare quello, eccetera. Un altro lo cestino perché non è il mio colore, è un colore troppo chiaro. Purtroppo ho voluto provare a fare una cosa ma non ci sono riuscita. Questa è la colorazione, purtroppo troppo chiara e non la posso utilizzare, quindi niente, questa va cestinata. Poi, basi per gli occhi. Allora, ho finito questo qui, che è l'Adorato I Love Stage di Essence, che appena è possibile vado a recuperare da qualche parte perché mi sta veramente mancando. Cioè, non riesco a stare senza la Love Stage. Secondo me è la base migliore che possa esistere in commercio. E finita anche questa qui, che è la mini taglia dell'Urban Decay, che a me ho già detto che non mi è piaciuto per niente, perché secondo me c'è o non c'è la stessa cosa. In più rimane molto molto più cremoso e a me non piace, quindi preferisco la Love Stage all'Urban Decay. Purtroppo mi dispiace ammetterlo, ma è così, bisogna che ce ne facciamo una ragione. Poi butto questo matitone di Kiko perché, come vedete, mi rimangono i pezzi in mano.
E quindi ho deciso di, cioè guardate che casino che sto facendo, ho deciso di cestinarlo. Questo qui è una vita che ce l'ho, il Creamy Touch. Erano quelle cose che tu compravi presa dal raptus di follia quando compravi a manetta make-up. Poi passiamo ai mascara. Ho terminato tre mascara. Allora, questo qui è il Miss Manga. Il Miss Manga, questo qui l'ho amato, 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 mi è piaciuto veramente tanto. Peccato per questo giochino che è un pochino scomodo, però l'effetto, una volta che ci si è abituati a questo fatto che si muove lo scovolino, l'effetto è molto molto bello. Adesso sto utilizzando l'altro, che è il Baby Roll, che mi piace tantissimo anche quello, e che adesso sto terminando quello. Poi cestino, fior di magnolia, dopo averlo utilizzato due volte perché praticamente non fa nulla. Questo non fa veramente niente, non compratelo, presi da Raptus perché non serve. E poi il della Rimmel, il Super Curler 24, Super Curler 24, che non metto a fuoco, non riesco a farvi vedere, però comunque ha questo scovolino fatto in questo modo, tondeggiante, e però lo butto perché è finito, si è seccato e è inutile che lo tengo. Poi due matite occhi, una nera e una viola. Sono rimasti due mozziconi miserissimi di Kiko entrambe, e sono rimasti due mozziconi miserissimi che non riesco neanche più a temperare, però ecco, queste sono. E poi passiamo ai rossetti. Allora, cestino, tre rossetti. Allora, due sono di Miss Pupa, erano di una collezione, e li cestino perché uno mi è stato praticamente ucciso da Alessandro e l'altro pure. E sono dei rossetti che non ho messo praticamente mai. Se Alessandro non li aveva rotti, li avrei venduti perché veramente io non li avevo mai messi. Ci ha giocherellato mio figlio e questo è il risultato. E comunque già non mi piacevano un granché se non li avrei utilizzati. E poi questo qui che è lo 03 di Rimmel, quelli lì della linea di Kate Moss, che è lo 03, che era un nude, era il mio nude preferito, ma purtroppo Alessandro è arrivato anche qui, e però ho altri nude uguali come colorazione, quindi preferisco buttarlo questo, tanto comunque ha parecchio tempo, gli altri ce l'ho lì e mi tengo quelli che sono più buoni. E poi io sono piena di rossetti nude, quindi non ci fate caso. Poi ho finito altri due campioncini. Questa qui è la crema anti-rughe, sempre di Caudalie, che mi è piaciuta tantissimo. Questa sono riuscita a farci quattro cose. E questo invece è il detergente delicato di bambù che ho utilizzato per il viso di Alchemilla. E vi assicuro che questo è molto molto buono, vi strucca anche molto molto bene. Bene, la busta è terminata. Io ho cercato di sbrigarmi il più possibile. Detto questo, fatemi sapere qui sotto con un commento se anche voi vi siete trovati bene o male con alcuni prodotti che vi ho fatto vedere. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.